del Black Friday. Bentornati, eccomi. Come vi avevo promesso, ho fatto quanto prima possibile, nonostante gli impegni, ho cercato di fare quanto prima possibile, anche se posso fare sempre meglio, l'impegno c'è. Comunque, allora, che dire, questo video è un video particolare perché non so ancora come intitolarlo, però mi sono resa conto che io non acquisto mai nulla al Black Friday. Io acquisto tanto, faccio tanto shopping, a volte non mi rendo conto, arrivo disperata e con l'acqua alla gola a fine mese, ma devo comprare tutto quello che vedo perché voglio tutto. Vabbè, comunque, però mi succede sempre di non riuscire ad acquistare mai al Black Friday. Io non ho mai, vi giuro, mai acquistato al Black Friday, io che io ricordi mai. Quest'anno mi è successo di nuovo, anzi, anche se io ad ottobre avevo anche pensato e detto: cavolo, fra un mese è il Black Friday, acquisterò, farò shopping, ma dove? Ho fatto tutto lo shopping che ho fatto, l'ho fatto prima del 23 novembre, sono arrivata il 23 novembre così, e adesso con cosa acquisto? La carta di credito finita, lo stipendio fra una settimana, quindi ho detto vabbè, mettiti l'anima in pace, il Black Friday non è per te, è collocato nel calendario in un momento per me impensabile, o comunque non sono in grado di gestirlo proprio io questo Black Friday, comunque di organizzarmi tutte le volte non ce la faccio. Vabbè, pazienza. Comunque, le cose che ho acquistato le ho prese prima del Black Friday, quindi sono non sono tantissime cose, però le cosine che ho preso, fatto dello shopping anche un po' importante, abbigliamento, di beauty poco e niente. Comunque vi faccio vedere quello che ho acquistato nell'ultimo mese, tra l'altro mi stanno per arrivare dei pacchi che non vedo l'ora di farvi vedere. Ho preso questa gonna, questa qui è di Zara, in realtà non è invernale, cioè molto mezza stagione, molto primaverile, autunnale, anche se insomma non esistono più mezze stagioni, una frase fatta, e e nulla, quindi questa qui è risettata con i bottoni sul davanti, e chiaramente la stampa animalier, pitonata, molto aggressiva. Quest'anno insomma se ne vedono di ogni tipo, queste stampe animaliere, leopardato, maculato, pitonato, zebrato, se ne vedono di ogni, quindi è la moda della stagione, lo sappiamo. Infatti ho preso anche altre cose, se ci penso, ho acquistato anche altre cose animaliere, più di una cosa, parecchie, vabbè. Comunque questa qui è molto bella, mi piace da morire, ha questa lunghezza midi, quindi sopra la caviglia, plissettata, veste molto molto bene, mi piace un sacco. La cintura tra l'altro è anche in abbinato, ripeto, non è invernale, non è proprio l'ideale da indossare in questo periodo, però se non soffrite il freddo, se indossate comunque cose con le calze, ma qui c'è una macchia, io non me ne sono accorta, sì, quindi va lavata, vabbè. Ve la consiglio, molto molto bella, non so tra l'altro se si trova ancora, io dal negozio non l'ho più vista, però sul sito sì, e la trovo molto molto figa, con una cosina nera, una maglia nera, un maglioncino nero sopra. Siete fighe, andate bene, ci sta tutto. Poi ho preso, che altro ho preso? Sempre da Zara, un vestitino, sapete quando insomma state per uscire da Zara e trovate quegli stand con quelle offerte tipo 19 euro, 20 euro, varie cose? Ecco, io questa qui l'ho trovata lì, è un vestitino semplicissimo a quadri, io tra l'altro amo questa stampa, il quadrettato, poi rosso, non so, mi dà di Natale, mi dà di inverno, non mi piace, non lo so perché, ed è questo vestitino a camicione molto bello, corto, tra l'altro non è neanche leggerissimo, è pesante al punto giusto per essere comunque quasi camicia, e mi piace, è molto bella, veste bene, molto carina, la gonna è abbastanza ampia, la vestibilità è bella, pagata pochissimo, quindi figa, c'era tra l'altro così, nera, verde, c'erano in diversi colori, però la più bella secondo me era questa qui, anzi c'era uguale, sempre a quadri, con il verdone, anzi con il grigio, poi c'era fantatinta unita senza quadri, grigia e un'altra nera, no bugia, verdone e nera, però erano quelle che mi piacevano di meno, quella più carina era questa qui, anche quella grigia, però ho voluto vedere questa qui per prima, tra l'altro se la trovo quella grigia la prendo perché è molto bella, e niente, vabbè, comunque sono andando oltre, e questa. Poi, un altro acquisto che ho fatto, allora, gli acquisti che farò oggi, da adesso in poi probabilmente verranno criticati, ma
dei gusti, gusti, oh, insomma. Mi lascio criticare, anche a volte succede, ci mettiamo in gioco anche per questo, vabbè, comunque no, questa non penso. Ho preso questa felpa da Luisa via Roma, voi direte, ma è enorme, cioè la mia spalla contro questa spalla, sì, è grande, è una L, io però adoro le taglie molto 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 grandi, cioè mi piace indossare i felponi molto grandi che non devono sembrare miei, in realtà è mia, comunque i maglioni grandi, cioè mi piacciono proprio soprattutto questi capi così, chiaramente non il pantalone, le capi, maglie, maglioni soprattutto e felpe, mi piace indossarli abbastanza oversize, non lo so, mi piace, infatti ho preso una L. Io di mio sono una XS e ho preso una L e questo felpone in cinilla di fila, in realtà avevo anche un piccolo sconto, non ricordo quanto l'ho pagata sinceramente, penso una settantina credo, da 90 o da 100, non ricordo, comunque questa qui, cinilla con la stampa, con il logo fila, a me piace un sacco, è figa. In realtà quando l'ho acquistata a inizio novembre non faceva così freddo, adesso qui fa veramente veramente freddo, ci sono pochissimi gradi, 4-5, non si può utilizzare come giacca, all'inizio la utilizzavo come giacca comunque aperta, adesso invece no, la utilizzo come felpa, magari con un legging sotto, con le maniche, sapete, col risvolto alle maniche, non lo so, mi piace questo, mi piace, infatti molti mi dicono, bah, sei strana. Vabbè, sì, un po'. In effetti lo sono, però chi se ne frega, pazienza. E chi mi ama mi accetta per quella che sono e niente, mi piace un sacco. Quindi questa qui, anche molto 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 calda. Chiaramente se vi piace e non siete strane come me, questa qui tra l'altro è maschile, eh. Cioè, ah, non vi ho detto questo particolare? Sì, è maschile, chiaramente. Ah, mi piacciono anche i capi maschili. Quest'altra cosa non ve l'ho detta. Comunque sì, è maschile. Quindi se qualche maschietto mi stesse seguendo ed è, insomma, interessato all'acquisto di questa felpa, Luisa via Roma, se la trovate in tutte le taglie, dalla S alla L, non fate caso alla mia, ok? Poi, altra cosa, altre due cose che ho acquistato. Allora, stop. Devo fare un preambolo per far vedere questa cosa. Questa, diciamo, questo acquisto è stato un acquisto, diciamo, un po' fuori dalle righe, che desideravo da tempo, che insomma è un po' una chicca secondo me. Chiaramente può non piacere, però a me piace, quindi de gustibus e pazienza, se mi criticherete mi farò una risata, insomma, che vuoi che sia. Comunque ho preso le slipper, queste qui, le slipper di Gucci, quelle con pelliccia. In realtà Gucci ha fatto tanti modelli di slipper con pelliccia, senza pelliccia, in velluto, in pelle, tantissime. Io prima di acquistare queste qui, io principalmente le volevo con la pelliccia perché è un po' più particolare, anche se chiaramente prendendole con la pelliccia le posso utilizzare solo d'inverno, però ci ho pensato anche, se le prendo senza pelliccia le posso utilizzare solamente dalla primavera, ok sì, tutta l'estate, però quando fa più freddo non le posso utilizzare perché fa freddo. Invece queste qui, avendo il montone all'interno, sono calde, io il piede ce l'ho caldissimo, le ho messe ieri sera, non ho sentito per nulla il freddo, anzi il mio piede era caldo, cioè era caldissimo proprio perché la pelliccia riscalda molto. Era un acquisto che in realtà dopo i miei 30 anni era un regalo che insomma dovevo scegliere, ho scelto questo qui. Desideravo da tempo, chiaramente è un acquisto un particolare, anche non proprio economico, quindi lo volevo e le ho prese. Tra l'altro le sto utilizzando parecchio, faccio attenzione perché sono molto molto delicate, infatti si sono sporcate leggermente sotto, però tra l'altro le trovo comode, fighe e io le trovo veramente fighe. Molti di voi diranno, ma fanno cagare. A me piacciono e quindi questo è qua un acquisto, diciamo, un po' più pazzo del mese che ho fatto. Altra cosa che ho preso è la borsa abbinata. In realtà non è abbinata, era una borsa che volevo sempre di Gucci. Questa qui è la Marmont, la, non mi ricordo i centimetri, la 24, perché poi c'è la 26 per quell'altro modello, comunque la 24 dovrebbe essere questa qui. Io la trovo cioè, molto molto comoda perché è spaziosa, cioè, ci metto tutto dentro, portafogli, tutto quello che mi serve, non è grande, però per essere una borsettina a tracolla ci va tutto quello che mi serve, cellulare, chiavi, fazzoletti, caricabatterie, poi è comunque
è spaziosa e capiente, mi piace un sacco, è molto molto bella perché è elegante ma anche allo stesso tempo casual, quindi è secondo me un giusto compromesso. E ero indecisa tra questa qui e la versione più piccola, però la versione più piccola è veramente piccola, è un quadrato così, è così, sembra quasi un portafogli, c'entra forse secondo me solamente il cellulare. Era, sarebbe stato uno spreco secondo me perché è veramente piccola per l'uso che ne volevo fare io, comunque utilizzarla quasi ogni giorno come borsa, insomma, non da come borsettina da serata. E, anzi, ne ho viste altre belle, però vabbè, lasciamo stare, il Black Friday è passato, il mese, il nuovo mese è arrivato, pazienza. E niente, questa qui è l'altro acquisto un po' più importante del mese. Di beauty, davvero ho preso due cosine, sono stata sempre a Milano, qualche tempo sono stata a Milano al concerto, sono stata al concerto dei giornalisti. Non mi hai mai parlato di quanto io sono pazza di Tommaso Paradiso, ve l'ho mai detto? Sì, sono follemente innamorata di lui, però vabbè, è fidanzato con Carolina. Niente. Non è andata, il destino non ci ha voluto fare questo regalo, pazienza. Vabbè, comunque andiamo oltre questa parentesi da sfigata. Sono passata da Sephora e ho acquistato due maschere, anzi tre, le mie solite maschere viso, queste qui di Tony Moly. Ho preso questa qui all'aloe, che sarebbe l'aloe, maschere idratante per pelle secca, questa qui, e poi questa qui al pomodoro, che sarebbe invece... per far apparire la pelle liscia, quindi per chi ha problemi di pelle ruvida in questo periodo, io ce l'ho.